9 maggio 1950. L'allora ministro degli esteri francese Robert Schuman fece lo storico discorso con il quale pose le basi per la creazione graduale di una federazione europea. Oggi, nella ricorrenza di quella data, l'Auditorium Sant'Ilario ha ospitato la Festa dell'Europa, evento organizzato dallo sportello Europe Direct del Comune di Piacenza, nel quale gli studenti che hanno partecipato al contest sul tema «Cosa rende unico il nostro patrimonio culturale italiano nell'Unione Europea?» hanno presentato i loro elaborati. Le scuole che hanno voluto hanno proposto agli studenti la possibilità di proporre un elaborato che è stato poi presentato oggi e premiato con delle pubblicazioni di tipo europeo. Credo nell'Europa e ho partecipato al concorso con un video che racchiudeva varie foto dove degli ambiti in cui l'Italia eccelle e tutta la sua cultura, patrimonio culturale. Una manifestazione che, come ha spiegato l'assessore alla progettazione europea Filiberto Puzzu, deve servire da volano per far conoscere la città ai piacentini. L'intento nostro è quello di declinare queste bellissime rappresentazioni Piacenza Europa con Piacenza Italia e Piacenza Nostra, ovvero sia tutto quello che è stato presentato, bellissimi, dei filmati e quant'altro, vorremmo declinarli anche per spingere anche la nostra città, certamente nell'ambito dell'Europa oggi la festeggiamo, ma anche e soprattutto nell'ambito cittadino nostro, utilizzando questi mezzi come una sorta di marketing interno per fare in modo che appunto anche il piacentino capisca quanto è bella la città in cui vive.